Benvenuti a 800 Oscuro. La stanza è in penombra, è sera e solo qualche piccolo lume posizionato vicino alle finestre, che sono coperte da spesse tende drappeggiate, lascia intravedere le sagome di alcune persone posizionate attorno a un tavolo. Alcuni hanno il capo chino, come a difendersi da qualcosa di inimmaginabile, rifiutandosi di concepire ciò che i loro occhi hanno intravisto poco prima. Altri hanno uno sguardo stralunato, pupille dilatate, labbra socchiuse. Sono uomini e donne adulti che si tengono per mano. Si sentono solo i respiri affannati di alcuni degli astanti. E poi all'improvviso la voce di una donna, profonda e assertiva, rompe quel caotico silenzio, sferzando l'aria immobile con poche ma chiare parole. «Ora basta!» Il tavolo, da sospeso che era, crolla sul pavimento. La medium apre gli occhi. «Lo spirito se n'è andato!» Oggi inauguriamo la terza stagione di 800 Oscuro, dedicata a spiritismo e misteri, con l'incredibile storia di una donna che divenne celebre in era vittoriana nonostante le sue umilissime origini, Eusapia Palladino. Siamo in Puglia, quasi 200 anni fa. Minervino è un piccolo comune che si trova nel Parco Nazionale delle Murge. È noto come il balcone delle Puglie per la sua splendida posizione lungo un dosso che domina la Valle dell'Ofanto. I minervinesi sono cittadini coraggiosi. Oltre ai noti fatti di epoca fascista, con una tristemente famosa vendetta di un reparto della Wehrmacht in zona Murgetta Rossi verso chi aveva osato resistere al nazifascismo, nel corso della storia dimostrarono spesso di avere carattere e un nobile senso di libertà, come nel caso dei moti del 1799 e di quelli 100 anni dopo, nel 1898, quando i cittadini uccisero 3 proprietari terrieri colpevoli di affamare la gente. È in questa località che nacque Eusapia il 21 gennaio del 1854, ovvero quando il territorio faceva parte del Regno delle Due Sicilie. Era figlia di contadini. Eusapia non ricevette alcuna educazione, completamente analfabeta, restò orfana molto presto. Venne accolta in una famiglia di Napoli come bambinaia e pare che già dai 14 anni avesse iniziato a dimostrare di avere alcune doti medianiche. La scomparsa dei genitori rimane avvolta in un certo mistero, forse anche a causa delle storie che lei stessa raccontava e che cambiavano ogni volta. Molto probabilmente la madre morì di parto per la nascita di un fratellino, cosa che accadeva spesso all'epoca, mentre sembra improbabile che la morte del padre potesse essere avvenuta per mano di una banda di briganti, come invece Eusapia sostenne diverse volte. In ogni caso, le origini nebulose della sua famiglia la aiutarono a creare il suo personaggio. Le abilità percettive di questa ragazza attirarono le attenzioni di Giovanni Damiani, che era un diplomatico palermitano arrivato da poco a Napoli dopo un lungo soggiorno in Inghilterra, in cui aveva potuto formarsi una certa cultura spiritistica. Riconosciuto il potenziale di questa giovane ragazzina analfabeta, decise di proteggerla, di perfezionarne lo sviluppo medianico e di farla conoscere negli ambienti dello spiritismo internazionale. Secondo il parere dello psichiatra di allora Enrico Morselli, che avrebbe avuto modo di studiare i fenomeni legati a Eusapia, Damiani avrebbe suggestionato la ragazzina, inculcandole giorno dopo giorno la convinzione dell'esistenza di questi spiriti e abituandola a certi tecnicismi in uso nei circoli spiritici inglesi. Ma ben presto il Pigmalione si scontrò e dovette fare i conti col carattere di questa talentuosa ma difficile giovane.
Lei infatti fu sorpresa in più occasioni ad approfittare del buio delle sedute per rubare qua e là, e presto rimase nuovamente sola, tornando alla sua vecchia vita perché fu abbandonata dal Pigmalione. Però ormai quella vita le stava stretta. Conobbe in strada un prestigiatore itinerante, nonché artista teatrale, tal Raffaele del Gaiso, che si faceva chiamare Raffaele del Gaiz, e decise di mollare tutto e di sposarlo, per seguirlo in una vita che le sembrava sicuramente più affascinante e piena di cose da scoprire, in modo tale che lei facesse da aiutante e assistente. Con lui fece molti viaggi, ma rimase presto nuovamente sola e si sposò in seconde nozze con un commerciante, Francesco Niola. Nel frattempo, però, Eusapia aveva imparato a manipolare la realtà e in qualche modo credeva davvero di avere dei poteri. Sicuramente era diventata bravissima a catturare l'attenzione non solo della gente comune, ma anche di intellettuali e uomini di scienza, che spesso in incognito andavano ad assistere alle sue sedute. La sua prima introduzione al mondo scientifico europeo avvenne attraverso il professor Ercole Chiaia di Napoli, che aveva conosciuto nel 1885. Lui, nell'88, fece pubblicare su una rivista romana una lettera di sfida aperta al professor Lombroso, raccontando le sue esperienze e invitando il celebre antropologo criminale a indagare lui stesso e testare le capacità della sua protetta. Il Lombroso tergiversò per un po', finché nel 1891 si risolse ad accettare l'invito. E in febbraio assistette a ben due sedute con Eusapia a Napoli. Il suo scetticismo crollò di colpo, tanto da dichiarare pubblicamente che i fatti da lui osservati erano reali, fatti spiegabili a suo dire in termini di anomalie cerebrali e non di intervento di spiriti, ma pur sempre reali. L'inatteso dietrofront addirittura del Lombroso portò alla ribalta Eusapia, che l'anno dopo si ritrovò a essere studiata a Milano da una commissione di presunti esperti che negò la possibilità di ridurre tutti quei fenomeni ad abili trucchi. Tra di loro c'era uno psicologo russo, Aleksandr Aksakov, che era il promotore dell'iniziativa, il filosofo tedesco Karl Duprel, l'astronomo Giovanni Schiaparelli e il fisiologo francese, nonché futuro premio Nobel, Charles Richer, il quale, non del tutto convinto, continuò a esaminare le presunte doti della donna per capitolare poi definitivamente dopo un centinaio di sedute distribuite in oltre 10 anni. Eusapia era bizzosissima, ma evidentemente davvero convincente e davvero molto brava. Si recò in Polonia, un viaggio che le consentì di essere riconosciuta a livello internazionale. Visitò Varsavia in più occasioni, ma fu già dalla prima volta, invitata dallo psicologo Julian Okorowicz, dal novembre 1893 al gennaio 1894, che fece colpo. Catturò l'attenzione della società locale e iniziò a monetizzare i suoi esperimenti, guadagnando in poco tempo un reddito impressionante per una donna di così umili origini. Il vero boom lo ebbe poi negli Stati Uniti, dove però trovò anche i suoi più grandi detrattori. C'erano alcune cose che impressionavano di più i partecipanti alle sue sedute, in particolare il ritrovamento di impronte di mani, grandi o piccole, o di volti, rappresentati sia di profilo sia frontalmente, su dell'argilla che veniva lasciata in un angolo della stanza, lontano da lei. Queste impronte venivano lasciate, diceva la Palladino, da entità invisibili. In questo modo, al termine dell'esperimento, restava una prova tangibile a disposizione dello studioso che avesse voluto esaminarla. La medium, una volta in trance, era capace di sollevarsi in aria, nonostante più di una persona provasse a contrastare questa sua ascesa,
o addirittura nonostante lei venisse legata alla poltrona. La sua capacità di innalzarsi superava di molto la forza di gravità e più di uno sostenne di aver assistito a questo impressionante fenomeno, senza poterselo spiegare. Era anche in grado di suonare strumenti come l'organo, dei tamburelli, dei campanellini, molto distanti da lei, come se fossero stati toccati dalle sue mani o da mani invisibili. Più di una persona sostenne che talvolta fosse stata capace di aumentare la sua statura di oltre 15 centimetri. Fra gli altri personaggi famosi, ebbe modo di esibirsi davanti ai coniugi Curie. Anche loro rimasero profondamente colpiti da quanto avevano visto, a dire il vero più Pierre che Marie. La donna infatti mantenne sempre un certo scetticismo di fondo, ma c'era tutto questo entourage di scienziati che sconvolto pendeva dalle sue labbra. Molti l'accusarono ovviamente di frode, anche alcuni celebri maghi, che provarono a cimentarsi, non sempre riuscendoci, nella riproduzione degli esperimenti compiuti dalla medium, fornendo poi la spiegazione ad alcuni dei suoi trucchi. D'altro canto non si possono trascurare le numerose persone che confermarono i colloqui incredibili avuti coi propri parenti defunti attraverso le tecniche medianiche di Eusapia, né i numerosi ricercatori che dopo aver esaminato a fondo le sue sedute avevano ammesso che le informazioni che avevano ricevuto durante i colloqui medianici erano assai convincenti e corrette. C'è un esempio importante da fare, che fu quello di un illusionista americano molto celebre, di fama mondiale, Howard Thurston, che dichiarò: «Credo che mai, prima d'ora, nella storia del mondo, un illusionista e uno scettico abbiano avuto il privilegio di vedere ciò a cui io potrei assistere. Vidi Eusapia posizionare le mani su quel tavolo che io avevo ispezionato con tanta attenzione. Lo vidi sollevarsi e galleggiare senza supporti in aria. E mentre restava là sospeso, io mi misi in ginocchio, gli girai intorno cercando invano una qualche spiegazione naturale. Non ce n'erano. Nessun filo, nessun supporto, niente, eccetto un qualche potere occulto che andava al di là della mia comprensione. Chiesi ulteriori prove e con sconcertante sollecitudine l'anziana signora si disse d'accordo. Mrs. Thurston teneva fermi i suoi piedi, io le sue braccia e anche così, per quanto sorvegliata e imprigionata, il tavolo si sollevò di nuovo. Se ci pensiamo è da sempre, no, nel corso della storia che è esistita una ricerca dell'ultraterreno. Soprattutto nelle antiche comunità questa attività era di solito affidata a una persona che era dotata di conoscenze superiori e di una preparazione specifica, come uno stregone, uno sciamano o la figura religiosa di turno. Nella metà dell'Ottocento, con le sedute spiritiche, era cambiato qualcosa. Chiunque poteva mettersi in contatto coi morti, anche senza avere particolari qualità morali. I medium erano persone come tutte le altre, solo dotate di una maggiore capacità di percepire i messaggi provenienti dall'oltretomba. E i credenti nei poteri delle medium erano diffusi anche nelle classi altolocate dell'epoca. Fra i più celebri ricordiamo Mary Todd Lincoln, la moglie del sedicesimo presidente americano Abraham Lincoln, e Arthur Conan Doyle, l'inventore del Sherlock Holmes. Loro credevano fermamente che quello che accadeva durante queste sedute fosse vero, e fu anche grazie a loro, che erano menti considerate razionali, se la gente mise da parte i sospetti e continuò a presenziare le sedute e a dar credito a queste persone. Eusapia ebbe un grande periodo di fortuna. Poi piano piano le cose cambiarono un po'. Tornata in Italia,
Dopo una vita passata sotto le luci della ribalta, viaggiando tra Russia, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, a un certo punto la gente non le dava più molto credito e la lasciò sola. Nel maggio del 1918 Eusapia era stanca, malata, aveva iniziato a bere molto e quindi anche le sedute non andavano più molto bene. Si era ritirata a vita privata e si spense a Napoli sola e in povertà. I tempi comunque stavano cambiando, era passato meno di un anno da quando la Chiesa Cattolica aveva condannato ufficialmente lo spiritismo. Vi consiglio un libro, La Pitonessa, il Pirata e l'Occulto Osservatore, Spiritismo e Scienza nell'Italia della Belle Époque, dell'editrice bibliografica. È un libro che ricostruisce la sua storia. Ed è anche un divertente racconto di quest'epoca, un po' di questa credulità degli scienziati di allora, della voglia di credere a determinati fenomeni, di un tipo di sensazionalismo, creazione del personaggio, ma soprattutto anche di una moda, di un interesse del grande pubblico per il mistero e l'ignoto, per i fantasmi e le sedute spiritiche. Eusapia fu un po' una pioniera, sicuramente una donna coraggiosa, che mise in crisi grandi uomini di scienza ed è bello ricordarla così, come una capace e talentuosa illusionista, pronta a spaventare con fantasia e creatività chiunque fosse disposto a darle credito. Grazie per aver ascoltato questa prima puntata, questo primo episodio della terza serie. Era molto leggero a modo suo, probabilmente i successivi non lo saranno, ma ho voluto iniziare senza andare a ritrovare grandi episodi horror. Però questo è solo il primo episodio e qualcosina invece nei successivi sarà un po' meno leggero. A presto.